Sport, il velista padovano Riccardo Tosetto entra nella storia, è il sesto italiano ad aver portato a termine il giro del mondo in solitaria senza scalo. Lo skipper di Cittadella è rientrato questa mattina alla Corugna ad accoglierlo la famiglia e gli amici giunti dall'Italia. Lucia Cappelletti. Dopo 153 giorni di navigazione e 28.000 miglia percorse, Riccardo Tosetto ha finalmente toccato terra. Il velista di Cittadella è giunto alle 9.04 di stamattina nel porto spagnolo di La Corugna, classificandosi quarto nella Global Solo Challenge, il giro del mondo in barca a vela senza scalo né assistenza, una delle regate oceaniche più estreme. Un'esperienza che lo skipper ha definito lunga, estenuante e bellissima a bordo della sua imbarcazione Ob Portus. Tra momenti difficili, la partenza con il mare agitato, una forte perturbazione prima di risalire l'Atlantico, i venti forti alle isole Falkland e la perdita del pilota tre giorni dall'arrivo e altri da ricordare per sempre. Il momento più emozionante è sicuramente stato il passaggio di Capo Horn, quando ho cambiato rotta per passarci vicino e ho avuto anche la sorpresa che il guardiano del faro proprio di Capo Horn mi ha contattato via radio, io mi sono avvicinato e mi ha fatto anche delle bellissime foto e il mio giro del mondo l'ho fatto per passare quel capo mitico e l'ho visto ed è stata un'emozione incredibile. Ad accogliere Tosetto all'arrivo, parenti e amici giunti dall'Italia, per lui l'orgoglio di essere il sesto italiano ad aver compiuto questa impresa, superata da meno di 200 persone al mondo, il traguardo più impegnativo affrontato finora dal velista.